Bentrovati nel nostro approfondimento di oggi. Siamo davvero felici di essere in compagnia di Laureta Hodai, insegnante di violino e direttrice dell'Orchestra Giovanile d'Archi di Sansepolcro e della Scuola Nova Musica. Grazie davvero per essere con noi. Ecco, Prego, bentrovati. partiamo proprio dalla Scuola Nova Musica e dall'Orchestra Giovanile d'Archi di Sansepolcro. Una bellissima storia, com'è nata? Allora, io sono un'insegnante di violino da 30 anni ormai, però vivo in Italia dal 1997. Subito dopo ho iniziato a dare lezioni di essere, insomma, a esercitare la mia professione di violinista, dare concerti, eccetera. E poi piano piano, quando ho visto che gli allievi insomma, aumentavano, ho deciso di creare questa orchestra, che all'inizio era un'orchestrina con i bambini piccoli, e siamo cresciuti negli anni. La nostra orchestra ha un'attività molto ricca, partecipa nei festival più importanti, almeno della zona, Festival delle Nazioni, Festival Internazionale di Chitarristico di Morra, Festival di Pieve Santo Stefano, in tante attività, è un ponte fra Toscana e Umbria e abbiamo un'ampia zona, diciamo, dove ci esercitiamo, ci suoniamo con i ragazzi anche nelle case di cura, negli ospedali, facciamo tanti anche concerti di beneficenza. Quindi è una bellissima realtà sul territorio che fa anche per l'appunto solidarietà, come ricordavi, e che poi tra l'altro è una realtà anche che porta lustro, diciamo, a Sansepolcro, perché è una realtà che ha vinto anche tanti premi, anche internazionali addirittura, oltre che Sì, nazionali. siamo arrivati al terzo premio internazionale. Parto dall'ultimo perché è quello Sì, più importante, più bello, assolutamente. molto grande. I giovani dell'orchestra, i miei studenti, si chiamano Giovani Musicisti del Mondo. E questo è il titolo del concorso che hanno vinto. È un concorso internazionale di una giuria di un livello altissimo perché dentro alla giuria facevano parte professori di conservatori e l'università da tutto il mondo e strumentisti di calibro internazionale da America, Germania, Russia, Cina e Italia. Noi siamo arrivati primi in classifica perché avevamo il massimo del punteggio, però sono 92 i punti, sì che entriamo nel secondo premio. Il primo premio ovviamente non l'ha preso nessuno, per noi questo è stato una sorpresa innanzitutto perché siamo andati grintosi, entusiasti di partecipare, ma essere i migliori di tutti, questo è il punteggio più alto, non l'avremmo mai immaginato. E poi una bella soddisfazione poter portare avanti, diciamo, questo lavoro insieme a dei ragazzi giovani e quindi trasmettergli anche dei valori importanti, perché poi alla fine la Scuola Nuova Musica, proprio se ho capito bene, cerca di trasmettere loro una formazione non solo musicale, ma anche più ampia in qualche modo. Sì, perché tramite la musica è la parte che tocca l'anima, è il miglior veicolo per poter lavorare con i ragazzi di qualsiasi età. Io ho bambini da 4 anni a 29 anni, anche 38, scusami. Insomma, è di tutte le età, sì che vivo con gli adolescenti, ragazzi, preadolescenti, persone mature. E la musica è il linguaggio universale, arriva dappertutto, facciamo un uso di grande positività di questa cosa, insomma, arriva e tocca la parte più intima nostra e arricchisce tanto, crea forma la persona diversamente, secondo me. È un modo per farli crescere e anche in qualche modo con questa dimensione nazionale e internazionale anche per abituarli agli scambi con altre culture, con Sì, noi insomma. siamo reduci di una bellissima esperienza in Giordania con l'orchestra, dove abbiamo fatto proprio un tour di concerti, tre concerti a Petra e uno ad Amman. Siamo partiti semplicemente per un progetto di beneficenza per un ONG che lavora proprio ad Amman. E invece siamo finiti in un altro concerto tramite l'ambasciata italiana che ci ha appoggiato, che è stupito che questi giovani che arrivano da un piccolo paese come Sansepolcro, riescono a presentare la cultura italiana nel mondo. C'era l'ambasciatore tedesco, l'ambasciatore italiano, il monsignore ambasciatore di Papa, non so come si chiama, insomma, di Sì, Amman, non ho Yaman, presente anche ancora. lui, e tante persone di tante, insomma, autorità di Amman, diciamo.
Quindi una bella soddisfazione sia per voi, ma poi anche un po' Per i ragazzi, le per i ragazzi, per famiglie. le famiglie, esatto. E siamo fieri, insomma, anche San Sepolcro stessa di poter avere questi giovani, questa squadra giovane che cresce e riesce a poter arrivare anche fuori delle mura di San Sepolcro e presentare il nostro piccolo borgo, Sono se un si po', può ecco, dire. ambasciatori di San Sepolcro Sì, in sì, giro per il sì, sì. mondo. Ecco, bello, molto bello questo. E bella anche questa relazione con paesi, diciamo, importanti, no? Come la Giordania, dove si può imparare tanto anche dal punto di vista culturale, insomma, delle Sì. relazioni col prossimo, con l'altro. Ecco, è bella però anche la presenza sul territorio di questa realtà, perché alla fine c'è una bella collaborazione con la stessa parrocchia, no? Con il parroco anche della cattedrale di San Sepolcro, con Don Sì, Giancarlo. noi infatti questo sabato alle ore 18 abbiamo la messa di Balestrieri, c'è cioè la messa di San Sebastiano, che proprio loro, l'associazione dei Balestrieri, ha chiesto di partecipare, non, di fare una messa non normale con l'organo come lo fanno al solito, però che l'orchestra suona durante tutta la cerimonia, insomma i brani ovviamente della messa. Però stiamo lavorando anche su questo, siamo un po' cercati dappertutto perché ovviamente sono bravi, questo livello, insomma questo premio mondiale, internazionale, molto bello, molto di alto livello lo dimostra, ma io dentro all'orchestra ho ragazzi altri che hanno vinto anche singolarmente premi nazionali. E questo è una realtà che è cresciuta negli ultimi anni, perché ripeto, io ho iniziato che avevo un allievo soltanto che voleva lasciare e quando mi trovo con una squadra che riesce a presentare l'Italia al mondo, riesce a vincere concorsi internazionali, tanta gioia, tanto entusiasmo, passione e tanto lavoro duro, si può dire, prove, straprove. Anche il giorno di festa abbiamo lavorato il 25 d'aprile, ma proprio perché le cose belle hanno sempre un fondamento di tanto lavoro. Che cosa significa, Lauretta, lavorare con i giovani per te? Riuscire, diciamo, a trasmettere loro qualcosa? Perché poi alla fine i giovani proprio sono il futuro, no? Si dice sempre, Sì, io quindi cosa adoro significa? di lavorare con i giovani per il fatto che mi trovo bene e vedo che loro si trovano molto bene. Io li motivo tanto, ma non sulla sfera musica, musica, musica. Musica è un veicolo, li motivo sul futuro. Dico, se io riesco a fare qualcosa, io sono un'immigrata, io non sono nata a San Sepolcro. Se io riesco a fare questa cosa con voi, voi dovete fare con altri, così la macchia d'olio del bene si ampia. E questo, io penso, è la nostra missione da insegnante, da mamma, da persona umana, insomma, ognuno di noi deve fare il suo meglio. E vedo che funziona. Questo è molto bello perché è vero, ognuno di noi ha dei talenti, ognuno di noi che deve scoprire, che devono essere valorizzati nel tempo. E è bello quindi il rapporto, come ricordavamo, anche a livello ecclesiale, insomma, sul territorio, perché comunque anche con la chiesa locale c'è tanta collaborazione. Sì, io suono violino tutte le domeniche alla messa al Duomo, così per scherzo Don Giancarlo me l'ha detto e ho provato, mi ricordo come ha detto, adesso era la festa dell'8 dicembre della Madonna e da lì poi insomma mi dà gusto e vado tutte le domeniche perché è una cosa bella offrire a ognuno di noi insomma qualcosa, io ho la musica che è fantastica, offrire, io vado perché intanto alla messa devo Sì, andare. E sì, sì. suono il E violino tutte le mattine, mi si diverto, uniscono, ecco. ecco, si uniscono due cose belle Sì. Prego. insieme. Bene, grazie, grazie davvero a Lauretta Hodai, per essere stata con noi. Non so se c'è da aggiungere qualcos'altro, anche magari, non so, sulle sfide future, ecco anche. Sfide future ne abbiamo. Abbiamo parlato di questo grande concorso che abbiamo vinto una settimana fa, però ieri sera abbiamo vinto un altro qui ad Arezzo, una Ah, rassegna è vero, che ecco, sì, eravamo questo è anche vero, fuori questo è vero, casa, nel sì. senso giudice era la giuria Sì. popolare e ci ha votato in pieni voti l'orchestra perché questo entusiasmo che coinvolge anche, sono anche molto bravi. E il 22 ritorniamo sempre ad Arezzo che abbiamo un altro concorso. Insomma, l'ultima sfida di questo periodo è questo. Poi io da progetto sempre, insomma, mi piace tanto, da project manager, insomma, continuo e speriamo di arrivare ancora più in alto. E poi è vero, è bello, lo ricordavi, è vero, questo era il concerto del Calcit, e quindi si uniscono questi progetti alla fine dell'orchestra giovanile sempre ad uno scopo di beneficenza Beneficenza, e di certo. aiuto. Quindi, sì.
Io sempre porto i studenti, scusate, anche in case di cura dove sono i malati. È bello che loro devono vedere ed essere sensibilizzati perché oggi il cellulare, insomma, ruba tanto tempo ai ragazzi. Però quando hanno queste esperienze, ti lasciano qualcosa, quel seme di poter fare bene con la nostra musica. Non c'è Questo bisogno di fare è grandi vero, cose, è con la vero. nostra musica si può fare tanto. Con piccole cose, è vero. Bella questa immagine del seme. Ci possiamo Sì. lasciare proprio con questa, il seme che deve dare frutto in qualche modo. E questi ragazzi, questi giovani di frutto e di soddisfazioni, penso ne stanno dando Tanto, veramente tanto, tante. tanto. Veramente tante. Grazie, grazie davvero a Grazie a Lauretta voi. Odai e speriamo di averti ancora Molto ospite nei nostri volentieri. studi per documentare magari altre realizzazioni di questa bella realtà dell'Orchestra Giovanile d'Archi di Sansepolcro. Grazie. Grazie e grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Un buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.